Cioè, è un po' trash sul finale, però ok. Cioè, dico la verità, io so già chi sia. Ma quanto sono io davanti a parlare? È perché sei devo ridirlo? Devo ridirlo. Ma tanto ci sono talmente tante A che non so. No, devo ridirlo. Sì, Franchin, devi essere serio. Allora, se sbaglio non è colpa mia perché l'avevo detto giusto. Io in tutto questo mi sono dimenticato sì, tutti. Tanto c'è un po'. Allora, tanto tocca a me e tocca a Franchin, ma c'è dice a me. Allora, ti fanno le due cornine qui proprio. La povera deficiente abbandonata così. Cominciamo a registrare. Non lo so, io non vedo se ci sono o no. Vai, no, 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 togli la felpa che non si vede la maglietta. Tutte e esatto. Due così, così c'è cioè, il contrasto. Ma stai già registrando? Sì, Franchi. Oh no! Questo va a finire tutto. No. Allora, ti posso imbarazzare. Mi imbarazzo anch'io come te prima. Questo ho fatto fare prima te, così ti imbarazzavi per primo. Allora, io non so se tutti in modo normale nelle cose, però così. Ma guarda che adesso essendo sul tuo canale sono molto più rilassato. No, ma sei sono rilassato. Sono agitatissima di più. No, invece perché prima dovevo gestire. Ah, è vero, adesso non c'è se posso stare qua tranquillo così. Mi imbarazzo troppo, lo faccio sempre da sola in cameretta sta cosa, adesso devo fare con della gente. Ma se abbiamo fatto pure la Whisper Challenge, ah, è vero. Sì, ma perché tu mi conosci da tanti anni, sarà la mia demenza la cosa. Guarda, ah, forse per me dovreste esserci in questo momento. È quello che dicevo hai io. Hai ragione, sono confusa, sono... Hai una cogliona con cui sei di vicino. Buongiorno, leader! Non hai portato la bacchetta magica? Buongiorno! Zitta, adesso. Tutti che dovrebbero dire sono imbassati. Buongiorno, leaders! Io sono Jo e voi state guardando Geritz. Vuote che mi circondavano nella intro non erano vuote per un motivo, cioè noi erano del vero per un motivo, perché oggi ho con me qui due ospiti molto speciali. Abbiamo in ordine di età Franchi, insomma, casuale. Franchi, presentati, di che cosa ci fai qui e perché sei sul mio canale. Dovrei fare insomma, io sono qui per caso. Lei è qui per ho caso. Ho fatto la regia, insomma, io okay. Sono un suggeritore. Vabbè, allora ti presento io. Allora, anche io voglio essere presente. No, tu sei capace, ti sta davanti alla telecamera, ti presenti da solo. Benissimo, lei è Franchi del blog The Book Sketch, che conoscerete tutti per il book tag Animali Fantastici, che è diramato qui su YouTube in una maniera surreale. Sì. L'ha inventato lei. Sì, il book Animali Fantastici, il book tag Animali Fantastici ha una faccia ed è la sua. E... sì, sono un animale fantastico. Oppure è un animale fantastico. E poi abbiamo invece quest'altro volto che conoscerete molto meglio. Autopresentati. Allora, ciao ragazzi, io sono Emanuele di Neverending Stories. E se era così ovvio che mi conosceste tutti, era sì, ovvio. Sì, lo conoscete perché l'ho già citato, vi seguite sempre i miei consigli, quindi sicuramente. Vabbè, io oggi sono qui perché... Perché è stato invitato da me. Perché sono stato invitato sì. Da lei, sì. Ma dice sì, volevo dire una cosa, ma era una cagata, quindi la taglio. Sì, è stato un pomeriggio produttivo. È stato un pomeriggio molto produttivo, ci siamo molto divertiti, volevamo divertire anche voi in qualche modo. Sì. E quindi oggi che cosa faremo? Che cosa faremo? Faremo una challenge, che sono sempre le cose più divertenti. E non faremo una challenge qualunque, ma una challenge in cui non mi ricordo il nome, ma lo dirà Ema. Prego. Ema. Libreria Book Challenge. Sono andato in libreria Book Challenge. Sono andato in libreria Book Challenge. Mi prendi così, nel senso, me lo dovevi dire, ci pensavo, te lo dicevo. Mi piace mettere in difficoltà le persone, gli ospiti sì, qui. E adesso se io ti metto in difficoltà, esatto, adesso sei tu, ti becchi nella è giusto, difficoltà. È giusto, è giusto. In che cosa consiste questa challenge? Mo lo vedete. Perché è più facile dire che a fare. Sono una statistica terribile. Fare che a dire. Però puoi iniziare, inizia tu. Inizio io che sono il capo. Allora. I'm the boss. Allora funziona così. No, adesso lo faccio vedere. No, però a me piace spiegare. Dai, praticamente è una challenge in cui si va di memoria, lei dirà un libro, che poi lei ne dirà un altro, io ne dirò un altro, dobbiamo ricordarci tutto l'ordine. Chiarissimo, esatto. Prego. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Bello. Allora, io vado in libreria, signora. Sono andata. Sono andata perché l'avevo già acquistato, ok. E poi io sono andata e ho acquistato, comprato, sono visto, letto, cosa che si sono dice? Andata in libreria e ho preso, ma sono stata quasi sinonimi, comprato, preso. Preso, già l'ho preso. Ok, sono andata in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavander di Leslie Walton. Sappi che l'autrice non la dirò mai. No, sì, l'autrice. Non diciamoli. Tocca a te. Sono andata in libreria e ho preso lo straordinario mondo di Ava Lavander e La pianista di Vienna. Sono andato in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavander. Sì, brava come lava.
Ma me lo buono, ho sbagliato. No, che lo buono. Diana Lavender. È troppo difficile a dire, l'ho detto qua. La pianista di... Allora, ma mi è confuso. No, però scusami. La pianista di Praga? Di Vienna. Vabbè, la mia no, senso, però. Se scegli tu, dai, ma dai, però scegli tu, libro andiamo avanti. Devo ripartire? No, vai, vai, se no finiamo più, ragazzi. Ah, perché vai. Io sono la migliore, loro non vogliono mettere. Sono andato in libreria, ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna e Hunger Games, Il canto della rivolta. Di odio. Sono andata in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna e Hunger Games, Il canto della rivolta e Il dominio del fuoco. Sono andata in libreria, ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta e non mi ricordo più, sul dominio del fuoco. Sono andata in libreria, ho preso... E lei solo davanti al suo libro. Ah, scusa. Allora, come mandare in crisi. E dai, lo faccio facile, Outlander. Sono andata in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta, il dominio del fuoco, Outlander... E Illuminei. Già troppo difficile. Sono andata in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta, Il dominio del fuoco, Outlander, Illuminei e Gemina. Così, sì. Mi è arrivato in verità, lo sai, mi ho perso tutte depositori. No, fammi stare questo trauma. Ma sono andata in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta, Il dominio del fuoco, Outlander, Illumine, Gemina e... e Il mio nome è nessuno. Come? Il mio nome è nessuno. Sono andato in libreria e ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta, Il dominio del fuoco, Outlander, Illumine, Gemina... Cazzo di libro hai scelto? Il mio nome è nessuno. Tocca a te. Devo metterlo, scusatemi, Night School. Che? Night School. Fantastico. Allora, sono andata in libreria e l'ho preso Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Il canto della rivolta, Il dominio del fuoco, Outlander. Io mi sono già persa. Illumine, Gemina, Il mio nome è nessuno, Night School. E anche io ho perso, ragazzi, non mi ricordo e più. Anche Coraline. Allora, sono andata in libreria, chiaramente. Sì, ho preso l'altro Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta, Il dominio del fuoco, Outlander, Illumine, Gemina, Il mio nome è nessuno, Night School, Coraline, boom! E... Mi raccomando, Franchin, ti dà il sentiero dei nidi di ragno. Allora, Franchin non gioca più perché ha avuto sentiero di libri. Sentiero di chi? I nidi di ragno. Quelli che io odio, i ragni. Esatto, anche allora. Posso dire una cosa? Basta, siamo bravi, però. Sì, siamo bravi. Siamo bravi, ma... e poi i round sono finiti. No, Franchi, non hai capito. Era una volta che la gente perde. Una volta che perdiamo uno. Siamo troppo bravi. Siamo troppo bravi. Ne faranno tre, raga, perché siamo troppo bravi. Atroce, la parte più difficile allora. Lo straordinario mondo di Ava Lavender, La pianista di Vienna, Hunger Games, Il canto della rivolta, Il dominio del fuoco, Il mio nome è nessuno. No, cos'era? Outlander. No! È vero, è vero! Ho sbagliato io! No! E ho vinto io! Così! Ne dire in verità! E quindi adesso si cambia round o si fa lo spareggio fra me e Franchino? No, no, no! Cambiamo, adesso inizia lei, poi così, poi inizio io così, abbiamo finito. Vabbè, la prima l'ho persa io. Ragazze. È difficilissimo, non fatelo mai nella vita! Non fatelo a casa, i minori 12 anni! Però sono belle pimpanti, adesso sono triste. Minori 12 anni! Sì, Franchino è un disclaimer così, così per caso. Quindi? Esatto, com'è? Sì. Che giuro che non vi metto più in Iran, ho la mazzata. Ho una patata in testa. Allora, sono andata in libreria e ho preso Orgoglio e Pregiudizio. Sono andata in libreria e ho preso Orgoglio e Pregiudizio e Il trono di ghiaccio. Sono andata in libreria e ho preso Orgoglio e Pregiudizio, Il trono di ghiaccio e Red.
Tra parentesi mi verrà da dire il trono di spade, spero quello. Questo che maledetto. È diventato competitivo. Red della trilogia delle gemme, però Red, va bene. Sì. Allora, sono andata in libreria, ho preso Orgoglio e Pregiudizio, Il Regno di Ghiaccio. Ah, il Sbagliato. Trono! Trono di Ghiaccio, ciao. Ho vinto di nuovo io! Sono vinta io! Ah, già, perché era Trono di Spade, non è il Regno di Spade! Ho detto di era Trono di Spade e Trono di Ghiaccio. Va bene! Vabbè, sono terzo round con Cema. Io ho sbagliato per colpa di un suo libro, giusto? Sì, sì. E lei adesso ho sbagliato per colpa di un mio. Quindi ho vinto io! Allora, tocca, devo iniziare io. Allora, sì. Sono andato in libreria e ho comprato Il Ritratto di Dorian Gray. Sono andato in libreria e ho comprato Il Ritratto di Dorian Gray e... L'incubo di Hill House. Ti odio. Sono andata in libreria e ho preso Il Ritratto di Dorian Gray, L'incubo di Hill House e Il Segreto del Bosco Vecchio. Sono andato in libreria e ho preso il suo libro. Non ricordo cosa. Un attimo, pausa. Sto pensando alla mia libreria. Parliamo troppo, lo stiamo agitando. Ne hai detto uno non banale, eh? Ah, ok. Sono andato in libreria, ho preso Lampeggia al timer. No, cambia perché è un video di... Ah, ok. Hai preso Lampeggia al timer. Sono andato in libreria e ho preso Il Ritratto di Dorian Gray. Il ritratto di... No. Di Lander, chi era? Sono perso. L'incubo di Hill House, ve l'ho messo apposta perché nessuno poteva ricordarselo. Io ci ho messo un mese. Ragazzi, ti faccio ricordare Hill House. L'incubo di Hill House, sì, sì. Ho perso un po'. Vabbè, ho vinto io, cioè abbiamo capito che sono insuperabile. Però tu dovresti per vincere gli ospiti. Ah, esatto. Mettendomi cioè, facile. Ma gli ospiti sono i miei aggettivi che mi hai chiesto prima. C'era magnanima? Non mi ricordo. C'era no, ma adesso vincerò anch'io. Li farò anche difficili. Allora, sono andati in libreria e ho preso Il Libro dei Baltimore. Quello nuovo di Shelley Kerr. Quello nuovo di Shelley Kerr. Emma impassibile, pensavo avrebbe sofferto di... Allora, sono andata... Cioè mi è rimasto mummificato lì. Non l'ho sconvolto. Allora, sono andata in libreria e ho preso Il Libro di Baltimore e Stardust. Sono andata in libreria e ho preso Il Libro di Baltimore, Stardust e Il Segreto della Notte, Night School. Bastardo. Ah, si può dire in rete, sì. Allora, sono andata in libreria... Tu vuoi tornare a casa... O vuoi essere seppellito? No, che non mi ricordo questo libro. Sono andata in libreria e ho preso Il Libro di Baltimore, Stardust, Il Segreto della Notte di Night School. Mm-hmm. Tutti i segreti sono qui. Segreto della Notte di Night School, sì. Si chiama? Ma non c'entra comunque, poi parleremo. Ah, poi parliamo, è vero. Allora, adesso devo scegliere un libro. Ah, no, giusto, giocare. Raga, devo scegliere il mio libro. Si chiama Carmen, per favore. Della notte. E io vi dico... Buds of the Republic. Baffa. Vabbè, io me ne vado. Ma io esco. Mi odio. Ragazzi, siete assidui frequentatori del mio canale. Io l'ho citato. Allora, sì, ma non mi ricordo. Non l'ha letto nessuno, neanche io, ma l'ho citato. Ah, io non vedo se mi sono inquadrata, ma fa niente. Vabbè, allora, sono andata e ho perso. Sono andata in libreria e ho preso Il Libro dei Baltimore, Stardust, Il Segreto della Notte di Night School, giusto? Sì. Sì. Buds of Republic. È così che si dice. Mm-hmm. Buds of the Republic. Boom! E cosa ho preso? No, ho preso un bel Doll Bones. Sono andato in libreria e ho preso Il Libro Segreto di Baltimore, Stardust, Il Segreto della Notte di Night School. Ti tocca a noi, eh? Buds of the Republic. Bellissimo, questo era Checkpoint. Buds of the Republic. Se lo sai dire, sei bravo. Doll Bones. Sì. E io dico, sono andato in libreria, ho preso, ho ripetuto però pazienza, Percy Jackson, il dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini. Ora ti dico una cosa. No, non l'hai sbagliato. Doll perché, House. No, Doll perché Bones. Era il libro dei Baltimore, non il libro segreto dei Baltimore. Allora ho sbagliato. Vabbè. Mi ha fregato. Io non ho tanto fatto finta di niente perché sono dite che sono stronza. Too late, no, l'ultimo Percy Jackson è l'Olimpo, il ladro di fulmini, cioè è tutto. Sì, ma è primo, raga. L'ha detto perché non voleva ripetere il video. Ah, vedi che è più stronza
di tutti alla fine. Quindi ho vinto io. Io sono quello che ha perso sempre. No, dai, facciamo un'altra. E a quanto serve? Mi piace vincere facile. Ah, no, con 52. Fai una frazione, facciamo un'altra. Facciamo un'ultima. No, e poi vedete in produzione. Ok, se tenerla no. Vince. Vai. Allora, adesso tocca a lei, tiro fuori le cose difficili. Ah, non potevo dire sì, io quindi ripetevate, basta. Quindi va così. Va bene, Franchi, l'ultima. L'ultima sfida. L'ultima. Okay. Allora, sono andata in libreria e ho preso... cosa ho preso? I racconti del terrore. Sono andato in libreria e ho preso I racconti del terrore e Animali fantastici, dove trovarli? Sono andato in libreria e ho preso I racconti del terrore, Animali fantastici e dove trovarli, 15 attraverso i secoli. Di coppia. È vero. Vabbè, ragazzi. Sono andato in libreria e ho preso, non mi ricordo come l'ho detto io. Cavoli tuoi. Sì, I racconti del terrore, Animali fantastici e dove trovarli, 15 attraverso i secoli e Il babbo da seta. Ok, perfetto. Sono in libreria e ho preso I racconti del terrore, Animali fantastici dove trovarli, Il 15 attraverso i secoli. Attraverso, ho sbagliato. No, giusto, ridere come ho detto io. Il 15 attraverso i secoli. Non neanche io mi ricordo. Il seggio vacante, Il bacco da seta, il bacco da seta. Il bacco da seta. Ma che però il richiamo è il seguito del richiamo del cuculo. Yep. E le favole di Bedelbardo. Cioè, ti metto qua per distrarre, capito? Esatto, così non dice di fila. Ho capito come stiamo giocando, va bene. Io mi ricordo neanche il primo libro. Sono andata in libreria, ho preso Racconti di terrore, Animali fantastici da trovare, Favole di Bedelbardo. Tu hai detto. E tu hai detto il 15 tesoro. No! Ma abbiamo fregato all'ultimo. Questa non è da me, nessuno non sa. Questa è da mettere. Raga, ero convinta. Sarà mia premura commentare se non l'avete visto. Va bene, va bene. Benissimo, direi che questa challenge è durata più del dovuto. Io sono la discorsa vincitrice, non mi ho fregato perché su me si è accorto. All'ultimo è J.K. Rowling. Noi ci siamo divertiti tantissimo a farla, spero che voi vi divertirete tantissimo a guardarla. Anzi, vi siete divertiti perché questa è la fine, quindi l'avete già vista. Yay! Yeah. Ok, benissimo, io come sempre vi rinnovo di lasciare un pollice in su in caso il video vi sia piaciuto. Tutti i contatti per raggiungere questi due splendidi individui li trovate giù nel box. E se volete restare ancora in mia compagnia vi lascio qui accanto il link al video precedente. E se volete iscrivervi al canale, il tondone con la mia faccia per iscrivervi al canale. Non mi resta che mandarvi un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao.